ancora pisla su arte per te! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, a questo nuovo Mi è venuto un Ikea con i Pisla. E sì, perché oggi mi è venuta proprio un Ikea con i Pisla. Diciamo che non è proprio una mia Ikea, ho visto qualche cosa fatta sul web e ho voluto comunque coniugarla con la mia creatività facendo qualcosa di diverso che ancora sul web non avevo mai visto. Un cestino con i Pisla, quindi un soggetto tridimensionale a forma di cestino fatto con i Pisla. Un modo diverso ed alternativo di usare i Pisla che si possono in questo caso usare anche senza i tappetini. Pisla che vengono chiamati in 200 modi, li potete trovare in edicola, vi metto qua sotto i nomi con cui si chiamano, li potete trovare da Tiger, li ho visti sul web e li ho visti naturalmente dove li ho presi io, all'Ikea. Adesso spostiamoci al piano da lavoro e andiamo a creare il nostro cestino 3D in Pisla. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro cestino con i Pisla. Oggi useremo finalmente i Pisla in maniera alternativa. È proprio un mi è venuto un Ikea a 360 gradi, perché tutto quello che vedete sul tavolo, quasi tutto, vabbè, l'ho preso all'Ikea. Innanzitutto ci occorreranno i Pisla, questi corallini di plastica che col calore fondono, una coppetta di queste in metallo. Io l'ho presa all'Ikea per 3 euro, ma esistono di tante marche e di tante forme soprattutto, e vanno bene tutte le forme. E ci occorrerà anche la pistola a caldo con una stecca di colla. I tappetini per i Pisla, anche questi li trovate all'Ikea, non vengono venduti insieme ai Pisla ma separatamente. I Pisla costano, mi pare, 5,49 euro, questi mi sembra 4 tappetini, perché c'è anche il cuore e l'esagono, mi pare che il pacchetto completo sia così, viene venduto intorno ai 3 euro, mi sembra. Poi ci occorrerà per comodità una pinzetta, della carta forno, un ferro da stiro ad alta temperatura, quindi state attenti, tenetelo lontano dai bimbi. E cosa ci occorre oltre? Sì, un forno, il forno di casa nostra. Cominciamo subito. Come prima cosa, tra tutti i Pisla selezionate, io ho fatto la follia di selezionare solo un colore e qui, tada, ho già messo da parte i miei Pisla fucsia. E allora cosa faccio? Riempio un po' la mia coppetta di Pisla e con le dita schiaccio al centro e faccio in modo che tutti i Pisla siano su un unico strato, quindi che non ci siano sovrapposizioni. Man mano li metto e schiaccio e loro si inerpicheranno piano piano sulle pareti della ciotolina, quindi vi conviene mettere poca roba per volta e piano piano, con molta delicatezza, far insinuare i Pisla all'interno. Non importa che abbiano un ordine nella loro immissione, alcuni saranno adagiati di lato, alcuni invece saranno in verticale, ma questo darà movimento alla nostra ciotolina. Quando avete quasi finito, accendete il forno al massimo e preriscaldatelo. Quindi io vado ad accendere il mio forno. Più alte saranno le sponde, più qualcuno tenderà a cadere, ma niente paura, voi siate delicati e aggiungete perline su perline. Bene, giunti a questo punto, inseriamo la nostra ciotolina nel forno. Non vi preoccupate, può essere presa e può essere spostata, sono abbastanza stabili. Quindi mettetele su una leccarda nella parte mediana al massimo per 5, 7, 10 minuti, dipende dal vostro forno. Voi controllate, non appena i Pisla cominciano a sciogliersi, perché questo dipenderà dal calore che prenderà la ciotolina, non di certo dalla cottura del Pisla, non appena cominciano a fondere tra loro, voi uscite subito i Pisla dal forno. Interrompo quello che stavo dicendo perché la nostra coppetta deve essere velocemente uscita dal forno. Questo è un lavoro che va fatto molto molto velocemente. Qui i nostri Pisla, vedete, sono belli che termofusi, e allora noi con un cucchiaio non facciamo altro che schiacciare sulle pareti
per fare in modo che loro si assemblino insieme e creino quindi un insieme plasticoso. Voilà, perfetto. Bene, e lasciamo raffreddare così in coppetta. Mentre il nostro cestino raffredda, ora noi dobbiamo fare la decorazione esterna, costituita da una serie di queste mezze lune poste una accanto all'altra, che poi appiccicheremo sul cestino con della colla a caldo. Ora facciamo insieme una di queste mezze lune e fate conto che la messa accanto di tutte queste mezze lune deve coprire la circonferenza di tutto il cestino, quindi regolatevi voi in base alla circonferenza della vostra ciotolina. Per la mia ce ne vorranno circa 14, è un attimo farle, si mettono, scegliete il colore che desiderate, anche i pisla, io li ho fatti di un solo colore, ma le coperte vengono carinissime anche con tanti colori. Okay. Quindi prendiamo il nostro ferro da stiro ben caldo, la nostra carta forno che poniamo sopra il nostro soggetto e stiriamo, stando attenti a non bruciarci, mi raccomando, non è lavoro da far fare ai bambini o ai ragazzini lasciati da soli. Voilà, e la nostra mezzaluna è pronta e saldata. Bene, adesso andiamo a fare il manico del nostro cestino. Con il tappetino quadrato facciamo una striscia di pisla. In questo caso riprendiamo i pisla fucsia. Ok, io provo a fare una strisciolina soltanto, stando attenta a non fondere troppo le estremità, perché se poi dovrò congiungerla con un'altra striscia, perché la misura la potrò scoprire solamente adagiandola e quasi sicuramente dovrò allungarla, mi servirà che l'estremità sia ancora passibile di fusione con un'altra striscia, ma vediamolo, che è più facile a vedersi che non a spiegarsi. Quindi fondiamo la nostra striscia per bene insieme, perfetto, e a questo punto lei è pronta, ancora bella calda e incandescente. Ora io dovrei misurare la mia coppetta e vedere quanto stia. Vedete, è un po'... no, non vedete. Vedete, è un po' risicato il manichino, quindi vorrei allungarlo leggermente, non di tantissimo. Posiziono i pisla di nuovo qui al centro e continuo con dei pisla nuovi che poi fonderò insieme ai vecchi. E allora appoggio anche quelli vecchi, poggio sopra il mio pezzo di carta forno e piano piano, senza ustionarci mi raccomando, cerco di far fondere i vecchi col nuovo, ok, e di fondere anche tutti gli altri nuovi. Dovremmo esserci riusciti, vedete? La striscetta si è allungata di molto e non si vede nessuna linea di giuntura. Voilà, a questo punto quello che avremo sarà la nostra ciotolina, le nostre mezze lune e la nostra striscettina, e dovremo prendere anche la pistola a caldo ed accenderla. Come prima cosa vediamo di sformare, ma come vedete già si è allontanata, non so se lo vedete dai bordi, quindi è pronta, eccola qua, la nostra coppettina è bella e pronta. Guardate già solo così che graziosa, come svuota tasche, tutta frastagliata. Ora quello che io volevo fare è togliere questo frastagliamento mettendo queste mezzelune tutta alla stessa altezza, in maniera tale da creare appunto questo bordino che dia un maggiore ordine a tutto il nostro cestinetto, che comunque già così, come svuota tasche, come vi dicevo, è davvero un amore, anche magari fatto multicolor, e che è resistente, è abbastanza resistente. Allora, come si fa? Prendiamo della colla a caldo e, senza bruciarci mi raccomando, la pongo dietro e l'appoggio
lì dove voglio che la mia mezzaluna vada ad alloggiare. E così a giro, sempre senza bruciarmi, compongo tutta la circonferenza. Composta tutta la circonferenza, l'unica cosa che, allora, se vogliamo possiamo anche lasciarlo così, semplicemente come svuota tasche in cui mettere le nostre cose. Se invece vogliamo fare il cestinetto, possiamo decidere di mettere o dentro, quindi agganciarle dentro, o io preferisco invece agganciarle sull'esterno, agganciare quindi sull'esterno il mio manico. Quindi cosa faccio? Bagno di colla a caldo una parte e la incollo. E quindi con l'incollaggio vado esattamente nella parte opposta e aggancio il mio manico, così un oggettino 3D fatto con i Pisla, che di solito, quindi abbiamo creato effettivamente un oggetto con qualcosa che di solito si usa per fare delle decorazioni e basta. È un modo carino per divertirsi insieme ai nostri piccoli, nel senso, nel riempire magari la ciotolina e nel posizionare i Pisla sul tappetino. Mi raccomando, invece, quando passate alle parti a caldo, occupatevene sempre voi in prima persona. E lo trovo graziosissimo anche da riempire con 4 paia di calze da regalare ai bimbi appena nati, o in azzurro o in rosa, la mamma poterlo usare come portaciucci sul comodino del bimbo, ad esempio. Questa è la mia proposta, il mio progettino di Mi è venuto un Ikea. Questa volta abbiamo proprio creato qualcosa insieme. Voi sperimentate con quello che di ferro e di alluminio avete a casa e fate vasi, portaoggetti, quello che più vi piace. Fatemeli vedere postandoli sulla mia pagina Facebook. Io adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao, io vado via col mio cestino. Tasche, come raccoglitore, che ne so, per i rossetti, per gli smalti, come raccoglitore per le graffette, io lo userò come raccoglitore per le mie gomme da cancellare. Insomma, è un oggettino carino creato dal nulla, quindi creato semplicemente dalla vostra fantasia, che potete fare con 2000 colori. L'unica parte più rognosetta è mettere da parte i Pisla tutti dello stesso colore, perché quelli dell'Ikea vengono venduti misti, ma è troppo carino. Abbiamo usato proprio tutti Ikea, tappetini Ikea, Pisla Ikea, e però da dei corallini poi è venuto fuori un oggetto ben definito. Potete creare delle ciotole grandi, piccole, senza il manichino. Queste le ho viste sul web, invece questa col manichino a monicestino è stato il mio modo per personalizzarlo, no? Con tutto il merlettino, ornarlo con fiori, come più vi piace. È un regalo carino per qualunque occasione. Potete metterci dei fiorellini e regalarlo a vostra madre, a vostra moglie, alla vostra fidanzata o al vostro fidanzato, col pieno di cioccolatini. Insomma, sbizzarritevi, create con i vostri Pisla tutte le forme che volete. L'importante è avere un contenitore metallico. All'Ikea ce ne sono differenti, ci sono per esempio i misuratori, oppure ci sono appunto queste ciotole di varie dimensioni, e dopodiché tutto fila liscio in forno. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato un'idea nuova e vi sia stato utile. Se è così, con dei Pisla disegnatevi un bel pollice in su e condividete questo video sulla vostra pagina Facebook. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, su Facebook, su Instagram, sul blog, ma vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa, l'altro mio canale YouTube che gestisco insieme a Gabriele, mio marito, e vi seguo e vi aspetto sempre sul mio nuovo canale Ombretta, lì si parla soltanto di frivolezza. Bene, grazie a tutti per essere sempre così tanti sul canale, sempre così attivi e così gentili. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, siete tantissimi oramai, non smetterò mai di ringraziarvi. Spero di non deludervi mai e di regalarvi sempre nuove idee. La prossima la troverete insieme a me al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci e grazie!